101 Beppe Signori in curva nord, 101 come i gol segnati con la maglia biancoceleste. Ricky Premi e Cotillon fanno girare la testa al bomber che oggi resta all'asciutto, appare nervosetto e si fa parare un rigore da taglia alla tela, sempre più vicino agli europei. Io ci penso come tutti i giocatori italiani, però ecco, non vogliamo, almeno io personalmente non voglio assillare il tecnico con appelli, ma lui se ha bisogno di me io sono a disposizione. Il portierone napoletano è ancora una volta il migliore dei suoi, salvandoli, come spesso è accaduto in questa stagione, da una punizione più pesante. Nel valzer degli AD, Alen Boksic conferma luci e ombre di una stagione difficile. È incontenibile il croato appena parte palla al piede, come al 19esimo quando regala un assist prezioso a Di Matteo, che lo trasforma in un siluro che taglia la tela può solo ammirare. Ma alla Juventus andrà anche la versione meno esaltante di Boksic, quella che costruisce un'azione travolgente ma non riesce a inquadrare la porta. Altrimenti, come usa dire Zeman, sarebbe il migliore del mondo. Preso in velocità, il Napoli si accontenta di limitare i danni e soltanto episodicamente cerca di verificare se Marchegiani è attento e concentrato. E il numero uno laziale lo è anche al 34esimo, quando chiude a Pecchi alla via del pareggio. Chi potrebbe invece chiudere la partita è Beppe Signori, quando Bolognino decreta la massima punizione per questo contrasto di Ayala su Favalli. Ma nell'occasione taglia la tela è più bravo di Beppe Gol, che per la cronaca e per la cabala fallisce il 13esimo rigore stagionale dopo 12 centri consecutivi. Di Napoli si fa vivo con una grande progressione e una conclusione fuori di poco, ma dopo il riposo Boskov gli preferisce Policano. Signori si traveste da rifinitore all'11esimo pescando Casiraghi solissimo in mezzo all'area, ma convinto di essere in fuorigioco. Taglia la tela salva. Poi è negro a esaltare il portiere napoletano quando il gol sembra facile come bere un bicchiere d'acqua. Al 19esimo Policano batte Marchegiani ma non il palo più lontano. Poi Boskov decide di premere sull'acceleratore inserendo il difensore Taccola al posto dell'attaccante Agostini, con risultati ovviamente comici. È il segno della resa, la Lazio saluta il suo pubblico, Winter e Boksic salutano la Lazio. Zeman deve convincere Cragnotti di meritare la conferma e c'è ancora da conquistare la zona UEFA. Ma io non credo che io lavoro per cercare di convincere qualcuno, io cerco di fare il mio meglio, poi è normale che ci si riesce in certe occasioni, in certe no, ma per me l'importante è cercare di lavorare, cercare di proporre qualche cosa di positivo, che poi si sa che nel calcio a volte riesce, a volte non riesce.